questa, questo lavoro nasce da una collaborazione tra l'Università di Salerno e il Max Planck Institute di Greifswald, e lì stanno realizzando lo steparato, un magnete per la fusione, per continuare il plasma per la fusione nucleare, e durante la fase di dopo la realizzazione, e in particolare dopo alcune fasi particolari di saldatura e così via, sono emesse delle fette. Qui vediamo l'immagine del magnete, okay, con questi avvolgimenti di forma particolare, che sono uniti tra di loro da questo elemento LSE, che è saldato per collegarlo agli avvolgimenti. E quindi su questi elementi in particolare sono state rilevate delle cricche, e naturalmente qui le sollecitazioni durante l'esercizio sono sollecitazioni affaticanti, perché c'è tutto un ciclo di funzionamento in cui il campo magnetico da zero arriva a un valore massimo, poi fluttua intorno a questi valori, poi c'è una fase di spegnimento e così via. Questo unito poi al raffreddamento, perché parliamo di superconduttività e quindi di un funzionamento a 4 Kelvin, e naturalmente anche questo porta poi delle sollecitazioni aggiuntive. E quindi il problema anche di prevedere l'evoluzione di questi difetti per avere una ragionevole tranquillità nella vita dell'esercizio del componente stesso. Per cui ci hanno chiesto di simulare l'evoluzione di queste cricche, fornendoci però la modellazione FEM del complessivo, e dalla quale possiamo poi pensare di estrarre un sottomodello sul quale inserire la cricca e simulare la propagazione della cricca. Loro hanno già sviluppato con Abacus e ANSYS, perché hanno fatto anche un'attività di benchmark sulla modellazione FEM, hanno sviluppato con Abacus anche la simulazione di una propagazione di una cricca, però con certe limitazioni. Innanzitutto hanno considerato una cricca singola, e quindi hanno stato chiesto di poter valutare anche l'effetto di una propagazione multipla di cricche interagenti, e poi hanno considerato una forma del fronte di cricca congelata anche durante la propagazione, e allora ci hanno chiesto di andare a valutare configurazioni diverse, iniziali del fronte di cricca, semicircolare piuttosto che semiellittica, e quindi poi avere anche un'apertura sull'evoluzione di questo fronte di cricca, che loro invece consideravano congelato durante l'avanzamento. In particolare il componente sul quale è stata soffermata l'attenzione è stato questo LSE di 0,5, quindi è in questo punto che hanno rilevato alcune criticità e sul quale ci hanno chiesto di soffermare l'attenzione. Qui si vede un dettaglio del loro modello realizzato con Abacus. Questo in particolare, anche loro hanno usato una tecnica di sottomodellazione, la loro tecnica è tipo FEM-FEM, quindi hanno il modello globale FEM e anche il sottomodello FEM, e noi invece operiamo un approccio di sottomodellazione FEM-BEM. E quindi vediamo, loro hanno inserito la cricca e hanno calcolato l'evoluzione di questo difetto, hanno realizzato anche una pubblicazione su questo, adesso hanno bisogno di avere dei riscontri. Allora, quello che facciamo noi è, utilizzando un ambiente di calcolo che è il codice commerciale BISI, che offre agli ambienti di contorno, che offre anche dei tipi di interfaccia con ANSYS e con Abacus, dal loro file, sarà nel caso inizialmente abbiamo lavorato prendendo il loro modello ANSYS, adesso invece stiamo lavorando correntemente sul modello Abacus, che è più raffinato, però questo è stato fatto sul modello ANSYS,
Quindi dal file RST contenente i loro risultati, noi possiamo in ambiente BEM estrarre il sottomodello. Facciamo un taglio con una superficie sferica, qui sono indicate il centro della superficie di taglio e le dimensioni, quindi 15 cm il raggio del sottomodello, e quindi andiamo poi a, in automatico viene effettuata un'operazione di skimming, quindi la mesh FEM viene tramutata in una mesh BEM, quindi soltanto di contorno, vengono distinte le 5 zone componenti in questa parte qui, e vediamo che abbiamo 3 zone che sono quindi acciaio a comportamento isotropo, poi abbiamo altre 2 zone invece che sono modellate a comportamento ortotropo e che sono diciamo il conduttore e l'avvolgimento. E qui ci sono tutte le caratteristiche, naturalmente si tratta di considerare anche le caratteristiche termiche, perché la prima fase è quella di realizzazione di un raffreddamento, no? Del componente a temperatura ambiente a 4 Kelvin, e poi successivamente si applicano le condizioni di sollecitazione che derivano dall'applicazione di un campo magnetico di X Tesla. In questo caso abbiamo considerato un campo applicato di 3 Tesla e conseguenti quindi diciamo condizioni al contorno. Qui vediamo degli spostamenti posti sul bumper del sottomodello che ci danno poi il tipo di sollecitazione. Il BISI consente un'introduzione di una cricca in automatico con una forma predefinita, ellittica, qualsivoglia, e quindi con un remeshing poi in automatico che viene realizzato. Ecco, questo è il componente, qui si vede l'inserimento della cricca. Qui c'è un dettaglio della cricca visto dall'interno, si osservano i J-part lungo sulle di cricca, perché i SIF li calcoliamo con il J-integral, e una propagazione che viene valutata con il criterio del minimum strain energy density, quindi una propagazione di modo misto che consente un kinking del fronte della cricca qualsivoglia. E qui vediamo l'operazione di remeshing che viene effettuata dal codice con il fittimento naturalmente nella zona in cui è inserita la cricca. Primo caso è stata inserita una cricca semicircolare con, nella posizione che ci è stata richiesta, con le dimensioni che ci sono state richieste, la legge di propagazione della Paris calibrata in condizioni criogeniche a 4 Kelvin e quindi con i parametri che si possono leggere. A questo punto, dopo 6 step di propagazione, vediamo quella che è lo scenario. La cricca di propagazione sbuca su questa superficie superiore. Da quando era una cricca completamente interna, adesso emerge qui in superficie. E questo il codice riesce a gestirlo abbastanza bene in automatico. E a questo punto, noi arrestiamo la propagazione, perché da questo punto in poi chiaramente c'è un innalzamento abbastanza repentino dei SIF, quindi un'evoluzione della cricca comincia ad essere critica. Qui presentiamo i SIF sui fronti di cricca. Ad ogni avanzamento della cricca abbiamo il fronte che assume una geometria che è variabile, naturalmente in dipendenza dell'andamento dei SIF lungo il fronte stesso, e anche qui naturalmente si calcola un delta K equivalente che tenga conto della presenza anche del modo 2 e modo 3, anche se il modo 2 e modo 3 sono un ordine di grandezza inferiore rispetto al modo 1, e il codice offre una serie di modelli possibili per mescolare, per combinare insieme i delta K1, 2 e 3. Allora, il primo obiettivo era quello di valutare gli effetti di una variazione della geometria iniziale della cricca, cioè a parità di dimensioni, e cioè raggio 7 mm, la cricca iniziale loro l'hanno considerata semicircolare, cioè di valutare anche un fronte iniziale semiellittico, perché chiaramente l'approccio era più conservativo, ma la cricca generalmente ha una forma che è di tipo semiellittica, e quindi ci hanno chiesto di valutare una forma semiellittica con una profondità della semiellisse di 5 mm anziché 7 come e qui si possono vedere gli effetti sull'accrescimento della cricca. Naturalmente con una cricca semiellittica
tecnica, si riducono le velocità di avanzamento, la cricca è più piccola, ha una profondità minore, più schiacciata e quindi rallenta la soluzione. Qui possiamo leggere, abbiamo tre letture, A, B e C. A e B sono i punti che emergono del fronte di cricca semiellittico e C è la profondità e vengono confrontate tutte e tre. E il carico ciclico affaticante è considerato un carico 0,3, 0,7, cioè una volta effettuata il raffreddamento si applica appunto il campo elettromagnetico e lo si fa ciclare tra 0 e 3 tesla. È chiaro che questo è un, diciamo, un elemento di partenza, poi in affinamento si andrà ad applicare lo spettro reale di carico e quindi si andrà ad una considerazione di quelli che sono i cicli effettivamente con le loro ampiezze applicati al sistema. Secondo obiettivo era quello di poter valutare un'interazione tra due cricche, che poi nella realtà hanno visto che ci sono, si rilevano cricche anche ravvicinate e chiaramente loro hanno difficoltà sulla loro un approccio di eventi finiti a modellare un caso di propagazione multipla di cricche in modo misto, con gli elementi di controllo chiaramente risulta essere più agevole perché il remeshing fondamentalmente è più agevole e c'è anche una diciamo, accuratezza che si può conseguire migliore. E quindi abbiamo modellato, ecco lo scenario iniziale, una cricca semicircolare, quella diciamo prevalente, perché quella superiore, vedete, il campo tensionale più elevato sarà quella che diciamo, propagherà effettivamente, e poi una cricca secondaria con la stessa raggio superficiale 7 mm ma con 5 mm di profondità. Questa seconda cricca collocata però in un'area con minori intensità tensionale, quindi vedremo che avrà una propagazione in condizione di near threshold, diciamo, quindi vicine alla threshold, quindi molto molto lenta, e questo naturalmente determina un elemento di complicazione nell'algoritmo remeshing, perché deve gestire degli avanzamenti che sono molto forti per questa cricca ed estremamente variabili per questa seconda, piccoli ed estremamente variabili, perché la parte alta della cricca si trova in una, diciamo una, con uno scenario tensionale ancora significativo, la parte più bassa già per l'effetto dei forti gradienti va in una condizione tensionale più bassa, e questo ci ha creato un po' di complicazioni, perciò chiedevo effetti di intervento manuale, insomma, che in situazioni particolari comunque è richiesto, anche se diciamo in teoria dovrebbe essere tutto automatico. Qui osserviamo lo scenario che si produce dopo 4 step di avanzamento. Ecco, come vediamo c'è un certo svergolamento della cricca, quindi si può effettivamente tenere in conto di una propagazione in modo misto, e naturalmente si osserva come la cricca principale va ad approcciare la cricca secondaria, che in effetti cresce abbastanza poco, fino ad una condizione nella quale chiaramente si produce un effetto importante sinergico tra le cricche, per cui si ha un innalzamento dei SIF, fino a un certo punto a pensare a una possibilità di coalescenza tra le cricche stesse. E quindi qui a un certo punto si ferma la propagazione e si va ancora una volta a confrontare col caso di cricca singola. Qui vengono riportati gli stress intensi di Fector per la cricca 1 e per la cricca 2 lungo il fronte di cricca ai vari step di avanzamento, e qui si riporta il modo 1, modo 2, modo 3. Si osserva che modo 2 e modo 3 generalmente sono abbastanza ridotti rispetto al modo 1, però sono presenti, cioè, e poi ancora, ecco, delle irregolarità sulle quali, ecco, c'è necessità di intervento manuale, verificare, perché chiaramente è comunque un discorso questo che è sensibile alla bontà della mesh, anche soprattutto se si usa il pre-coupling displacement per calcolare SIF, ma anche con il G-integral ci può essere degli effetti negativi su una mesh, se la mesh lungo il fronte di cricca per esempio non è realizzata tutta con elementi quadrilateri, la presenza di elementi triangolari lungo il fronte di cricca peggiora l'accuratezza della valutazione, quindi bisogna
bisogna diciamo seguire la l'evoluzione della cosa. Qui si possono vedere i valori massimi, minimi e medi che si formula la propagazione. E ancora una volta l'obiettivo è quello di confrontare, vedere l'effetto di della presenza di una seconda cricca interagente con la prima sui tempi di accrescimento del difetto. Possiamo vedere come nel caso di cricca singola abbiamo tempi di propagazione che sono nettamente superiori rispetto al caso di cricca ultima. Quindi esiste questo problema e quindi da ciò l'importanza di valutare l'interazione tra le cricche. Ecco, quindi diciamo che è un'attività questa in divenire, perché in parallelo lì a Gershwald stanno affinando il loro modello Abacus e quindi la loro propagazione, quindi avremo la possibilità a breve di confrontare in maniera stringente i SIF e i crackpot rate che loro calcolano sul sottomodello FEM, con le limitazioni naturalmente che hanno con i nostri, e naturalmente però si può rilevare il vantaggio di un approccio ibrido FEM BEM, perché chiaramente loro rimarranno più vincolati a una propagazione probabilmente nel piano iniziale della cricca e con diciamo una geometria predeterminata, mentre risulta molto agevole diciamo bypassare queste limitazioni in un approccio